Bella a tutti ragazzi, sono Luke. Siamo su Hot Pursuit per fare questa. Siamo al gran finale, l'itinerario più lungo con le auto più veloci, costose ed esclusive mai prodotte, con uno speedwell pieno di record dei tuoi amici. Cosa stai aspettando? Non so se avete letto sotto, ma lunghezza evento 70, e ripeto, 70 km. Si parte dal mare, dalla spiaggia, si va in alto, si passa per tutta la, come si chiama, tutta l'autostrada, si passa verso quella roba lì, come si chiama, poi si ritorna in autostrada e poi si fa tutte le montagne fino ad arrivare al lago. Cioè, c'è da ammazzarsi sto. Andiamo, raga, andiamo. Sono troppo curioso. Devo scegliere. Ma dai, non. Il gran finale lo devo fare con l'Aveyron. Aspettate un attimo che arrivo, La devo fare per forza con l'Aveyron, perché. Gran finale è il gran finale, maledizione. Ok, tutto pronto, la voglio così. Bianca e blu. Bugatti Veyron, Lucas, Need for Speed Hot Pursuit. Gara, ultima gara del gioco. Tutto è pronto. Se arrivo prima, 50.000 d'Italia. 50.000. Secret Tour, il tour di Secret County. Orario 5 del mattino, condizione soleggiato. Raga, sono tesissimo. Il gran finale. Ok, non oso immaginare. Non oso neanche immaginare. La scia incrementa la tua velocità mentre guadagni nitro. Ci metterà 50 anni a caricare. Ah no, beh, dai. Non ci ha messo tanto. Oh sì. 5 del mattino, arriveremo alla sera. No, beh, aspetta, sto guidando la Veyron. Sì, ma 70 km, ragazzi. Sto gameplay dura 20 minuti. Ok. Quante maledizione. Sono contro sette piloti. Con le auto più veloci del gioco, mio Dio. Vai. Il gran finale, eccolo qui. Levatevi, via. Iniziamo già a prenderci a sportellate, per piacere. Ah, ma non si partiva dal. Ah sì, eccola qua, la spiaggia, eccola qua. Parte dalla spiaggia. Oh raga, tensione a mille. Tensione a mille, ve lo giuro. No, ma che cazzo però. Curva. Iniziamo. Oh, che liscio, vai. Minchia, oh, ma. Sa prendere le curve la Bugatti o cosa? Minchia, quanto sono indietro. Vai. Oh, stronzo, non proverò mai più a tamponare la mia Bugatti. Ti uccido. Penso di essermi innamorato della Bugatti, raga. Guardate come li raggiungo. Via. Via dalle balle, per piacere. Dai, curva, curva. Curva, cazzarola. Fare storie. È l'ultima gara, mi fai queste storie qua, Bugatti? Tesorino mio. Fammi fare ste storie, eh? Mamma mia, raga, sto per finire la serie. Non ci credo. No, la scorciatoia. Madonna, che pirla. Vabbè. Sì, ma se non arrivo primo è una rottura di coglioni, mi sa, eh? Leggermente proprio. Dai però, cazzo, non sono concentrato. Calma, calma, calma. Ok? Non sono concentrato, ho bisogno di avere un po' di concentrazione. La mettiamo la musica, dai. No, stavo scherzando, che brutta cosa. È solo un attimo di pausa. Ok. Andiamo.
Mamma mia, non li raggiungo più. Sto andando come dei missili, sti qua. Come dei jet. Porca vacca. Dai. No. Giù. Mercoledì. Oggi è martedì, comunque. Levati, ti devi levare, ti devi levare, levati dalle palle. Ma perché? Sei sempre in mezzo ai coglioni con quella macchina. Vai, via, dai, levati dalle. Guarda che se non ti levi, porca puttana, va a finire che ti supero. Mi fermo, esco alla GTA Style e ti sparo di testa. Ecco. Ti sgozzo, ti sgozzo. Ti sgozzo, ti uzzo. Dai raga, non so dire no, normale, perché un misto tra milanese e padovano, non ci sto capendo un osso, eh. Dai, forza. Via. Ha preso male la curva. Chi è che è questo? La CCXR. Via dalle balle, via. Via che devo passare io. Dai, maledizione. Uè, stronzo, stai calmo, eh. Mamma mia raga, sta diventando assurdo. Non ho più i riflessi per niente. Vi giuro. No, sta scorciatoia del cazzo. Anche nella puntata scorsa l'avevo preso, se sbaglio. Ecco, adesso mi raggiungono. Ah, non lo sapevo io. Oh, basta venirmi addosso con quella macchina. Perché che mi vengono. Ma io ti accoltello adesso se non la smetto. Raga. Vai raga, vai raga. Forza così. Forza e coraggio, forza e coraggio. Quant'è? 49 km ancora. Merda. Fare sta gara è come fare, dicevano a Milano, andata e ritorno, tipo. 35 km andare, 35 a tornare, più o meno, eh. Che bella raga, mamma mia che bella che sta. Devo prendere sta scorciatoia assolutamente. Sì, 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 sì. No, 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 no. Ma cazzo, non mi raggiungono. Sono veloci come delle bestie. Su, cazzo. Dov'è sta cazzo di autostrada? Sbatti. Ma levati dai, madonna. Sempre in mezzo. Quella schifo di auto. Lo so che è la Bugatti come la mia, ma è la mia più bella. Proprio solo perché è la mia. Ovviamente. Vai. Ma ti levi, madonna quanto. Perché stai in mezzo alle palle? Ti vuoi levare e lasciarmi passare in modo civile, educato? Ecco. Ma l'ha lasciato passare e sono andato a schiantare, va. Va. Dai, basta, ti devi levare. Chiuso. Ole. Primo. Ma dopo un po' rompi, eh. Ok, ok. Oh sì. Autostrada. Inizio a vedere l'autostrada. Eccola qua. L'autostrada. Questo è il mio regno, cazzo. Qua mi faccio delle corse in modalità guida libera. Sì, però, maledizione. Anch'io che faccio sti fail, madonna. Sono messo proprio male, eh. Quinto, ma io ti uccido con quella macchina. Io te la massacro, te la mando da rotta mai. No, raga, è il mio regno. Non posso perdere sul mio regno, porca vacca. Ve lo giuro che questo è il mio regno. Se perdo qui. Che cazzo. Guardalo. Ciao Koenigsegg. 413 km raga. 413. Non so se ci rendiamo conto. Ciao Koenigsegg. Perché adesso devo raggiungere la Bugatti col cazzo. Non la raggiungo più. O lo raggiungo nelle curve. Se non andavo a sbagliare quella curva là, che la sbaglio sempre. Madonna, così gli tocca sopportare la mia povera Bugatti. Che
ragazzo questo che esce dallo stop come un terrorista. Oh, anche questo è il mio regno, raga, eh. Qua non posso sbagliare, non posso concedere errori qua. Attenzione. Vai, tutto in contromano. Qui è dove ho fatto la e dove ho superato per la prima volta i 400 km con la Bugatti. Minchia, troppo veloce, troppo veloce. Oh sì. Va bene, va bene, va bene, va bene, raga, va bene. Quant'è? 31 km ancora. Vai. Saltino. Wow, che figo. Saltino. Yeah. C'è qualcuno qua, eh? No. Ha fatto cagare addosso sto aereo di merda. Sì, raga, dai. No, ancora autostrada. È vero che continua l'autostrada qua. Forza, andiamo. Il mio regno, non perdo qua. Scusate se sto in silenzio, ma ho bisogno di riflessi a go-go. Devo cercare di evitare le altre auto. Ah, merda. Merda. Vai. Mamma mia, raga, è di un complicato, ve lo giuro. Oh, cazzo, ce l'ho dietro a Bugatti, no, eh. No, no, non mi può superare. Occhio a sta curva che mi sbuca una macchina, lo sapevo, che culo, che culo, che culo. Vai. Giù di nos. Dai che sulla prima linea non c'è nessuno per un po'. Sì, bella la mia Bugatti, 22 km ancora. Diventa sempre più corta. Mamma mia, ho rigato di brutto. No, sta curva qua la odio. Ok, bene, buona. Buona. È la prima volta che la prendo così bene, raga. Ho dovuto frenare come un dannato, ma presa benissimo. Ok, un attimino. Ve lo giuro, è difficile, è difficile. Sto sudando freddo, cazzarola. Dai, dai. No, 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 no. Ok. Forza. Daglielo. Daglielo. Minchia, 4 secondi di distacco. Sì, l'ho detto che questo è il mio regno. Non c'è niente da fare. Bella raga, bella raga. Porco zio, che spavento. Dai, dai. Minchia, sei indietro. Guardate quanto è indietro. Il mio regno. No, il mio re. Oh, che culo! Culo! No, raga, ve lo giuro. Non avrei mai detto di passare in mezzo a quelle due auto là. Non avrei mai detto che passassi in mezzo a quelle due auto là. È il mio regno! Yeah, motherfucker. Comunque in realtà si partiva dalle montagne e si andava verso il mare, era il contrario, mi sa. Perché vedo che stiamo andando verso il mare. E mi ricordo che dopo l'autostrada c'è il mare, ecco, infatti, è qua a sinistra. Qua a sinistra e poi in fondo c'è il mare, dopo tutta sta strada qua. Lo so perché la faccio sempre sta strada. Mi diverto un sacco a fare sta strada qui, nel giro libero, cioè. Strada del mio regno e guardate 20, raga, 20 secondi sono davanti, 20 secondi. Non so se ci rendiamo conto di quanto cazzo è, eh? 20 fottutissimi secondi. Motherfucker. 8 km, sta per finire. Ma taci con quel clacson. Via, luci spente. Era da
secoli che volevo farlo e ora lo faccio. Luci spente. Attenzione, raga, luci spente, difficile, eh. Devo controllare la mappa ogni 3 secondi. Che zigzag, vai. Voglio arrivare a luci spente, non me ne frega niente. Tanto sono 20 secondi davanti, minchia. Cazzarola, quanto manca? 4,6 km, vai. Vai, 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 è difficile a luci spente, madonna, te lo giuro. Porca troia, non vedo niente. Madonna, raga. Vai, vai. No, eccolo là, lo sapevo, dovevo farlo il fail. Agli ultimi 3 km, madonna, quanto balla. Vabbè, dai, tanto indietro, indietro. Sì, beh, è meglio che le lascio accesi, va. No, no, il cazzo, luci spente. Ho deciso che lo faccio luci spente. Mi sono ostinato, adesso devo fare luci spente. Il traguardo, eccolo, eccolo. Tra fuochi d'artificio, raga. Tra fuochi d'artificio. Sì! Ed è finito! Ed è finita! Ed è finita! Mamma mia, è finita! Cazzo, raga! Una nuova ricompensa. Due ricompense. Sono aumentato. Cos'è che sono diventato? Non so neanche immaginare. Cosa sono diventato? Ricercato. Minchia, raga, porca puttana. Completato. Congratulazioni! Adesso hai accesso a tutti gli eventi pilota di Seekers County. Ho finito il gioco. Sì, raga. Vi ringrazio. Guardatevela tutta stasera perché è bellissima. 50 puntate, ma sono state bellissime, piene di scleri, risate, cose assurde. È successo di tutto, bellissimo. Ringrazio Catherine Shell, Alex Bailey, Alex Moll, Ben Smith, James Swenson, Phil McGuire, Tom Benson, Alex Thompson, Chan Chan Wan, insomma tutti quelli lì. E ringrazio tutti, davvero grazie, è stato un gioco bellissimo. Io lo consiglio vivamente, vivamente a tutti. Non importa che è vecchio, ragazzi, non è vecchio perché comunque è del 2010. Perché adesso ogni anno esce un Need for Speed e ogni anno tutti comprano i Need for Speed nuovi per lasciare indietro quelli vecchi. Quelli nuovi sono sempre più trash, sono sempre più brutti. Questo è un vero bel Need for Speed, davvero bello, davvero, davvero, davvero. Non il migliore perché il migliore è Underground 2, ma questo è davvero, davvero bello. Lo consiglio a tutti. Quindi vi ringrazio di aver seguito questa playlist, questa serie. Mettete un mi piace, iscrivetevi e commentate. E arriverò con altre serie, altre. Oh, ma basta questa musica. Arriverò con altre serie, sempre più belle, sempre più stralol. Vi ringrazio a tutti, bella a tutti i ragazzi. Alla prossima serie.